Signori e signori, buongiorno. Buongiorno a tutti. Guardate buongiorno. Con chi siamo oggi, ma ve l'avevamo promesso, dove siamo e perché siamo qui e cosa ci abbiamo addosso? Lo scoprirete. Dopo la sigla. La sigla? Dopo la sigla. Allora, ci troviamo sul lago di Garda, dobbiamo andare a... Gardala. Ok, oggi non rispondiamo. No, ma dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare a Gardala. A Gardala, certo. Però siamo all'Azzise, ma oggi, ma di queste cose ne parliamo dopo. Certo. Ma oggi siamo, guardate. Siamo con le magliette di Framework of Despair. Facciamo vedere quella bianca. Le magliette ufficiali. Le magliette ufficiali. Ci siamo e tutta tutti. La squadra al completo. Sì. No, lei manca. Non ho neanche avuto la maglietta. Ma che modi sono? Siete delle stronze. Posso parlare, se no qui sono una signora. Non mi riconoscono nelle vesti di LeBlanc. Voglio la maglietta e la voglio bianca. Addio, addio, addio. Guardate un po' chi c'è. Sono un poco tutte ormai. Va bene. Blonde a parte, c'è o non c'è, chi se ne frega, voglio dire. Maledetta blonde. Perché maledetta blonde? Qualcuno vuole spiegare? Perché la sua maledizione colpisce anche da distante. È vero. Allora, ci ha colpito. Da oggi Gardaland comincia con gli ingressi solo per il Green Pass. O se hai una dose di vaccinazione o se hai il tampone appena fatto. Bene, noi ovviamente uno, due negativo. E tre abbiamo il pass e quindi tutto a posto. Ma Peppe, che ha fatto solo la prima dose. Solo la prima dose, aveva un foglio della prima il dose. Il foglio dell'ASL, vero? Che secondo il sito di Ardalan andava bene. Ma secondo invece l'ha il signore alla porta ha detto di no. Perché? Non c'è perché il non c'è il timbro e la carta non è intestata. Che poi quindi, la carta è intestata dell'altro, toccata. Appunto, quindi noi si è fatto tutta la fila, eravamo pronti per lo spettacolo iniziale, per tutto, eravamo in primo in pole position. E ci siamo piati in saccoccia. Ma no, andate subito a una farmacia a fare un tampone rapido. Certo, prenotati fino al 20 d'agosto. Ne abbiamo trovata una. Che ce la fa oggi a Bartolino. Bartolino. Per oggi pomeriggio. Oggi pomeriggio. Ma no, pomeriggio alle 3 o alle 4. Alle 6. Quindi va bene. Godremo di. Sempre che non è positivo. Godremo di Gardaland per serale dalle 7 alle 11. Ce e domani. Faremo. Se Dio se lo fa vedere. Tutto a posto, vuoi dire qualche cosa? Vuoi fare no, una... sono troppo intossicato. Non voglio dire proprio niente. Sigla l'avevamo detto. Che devo dire? Ma la cacca l'hai fatta? No, non l'ho fatta ancora, è tremendo. È una giornata no proprio. Va bene, andiamoci a vedere la giornata. Davvero. Vediamo. Maledetta blonde. Allora, e adesso facciamo una nuova attrazione. Siamo qui all'Azzise. Quindi quando succedono gli imprevisti bevici sopra. Ah sì, beviamo. Certo. Bevi per dimenticare. Sante. Lui è con la tazza di cappuccino. Io ho la tazza. Signori e signori, guardate la faccia di Claudio. Guardate la faccia di Claudio. Guardate la cossa. Allora, praticamente siamo negativi. Cioè, Peppe ha fatto il tampone, è negativo. Racconta. È negativo. Ok, ti sei spettusato il naso. Peccato che dopo 5 minuti mi è arrivato il Green Pass. No, puzzi tabulino, no? Abbiamo fatto tutto questa è mezza giornata che andiamo in giro. Davvero, mezza giornata che andiamo in giro di qua e di là, andiamo di qua e non ci fanno entrare. E vedi se ti è arrivato il Green Pass e non è arrivato. E vedi se non è arrivato ogni mezz'ora su io. Come ha pagato 22 come euro? Messaggio, il Green Pass è arrivato. E no, quindi? Io non ho parole. I have the wound. Ah, di tu son. Ma che lei ha blonde. E sempre. E sempre. Tutto a posto. No, sì, ma tutto a posto. Ma mo che facciamo avanti a Gardaland? Io ce la faccio. Non possiamo più fare manco questione. Madonna mia, adesso prenditi con te. Procediamo. Claudio, non possiamo mai manco. Allora. Mi sono un po' calmato. E cioè, abbiamo anche saputo che all'Info Castello restituiscono anche i soldi, del tampone. Yeah! Viva Gardaland! Yeah! Dai, ok. Oh,
siamo arrivati. Andiamo. Procediamo. Ma che è? Ah, buono. Ce l'hai addosso? Quel foglio del tempo ce l'hai perso? Sì, sì, sì. Tutto. Allora, procediamo. Che è successo? Cos'è avuto? L'accredito del 20 euro, sì, vabbè, 20 ma da euro spendere. Da spendere dentro al parco. Ah, bellissimo. Entro fine mese, quindi sì, oggi stasera non c'è problema, bisogna mangiare. Infatti. A questo punto dunque, quindi ripetiamo, all'inizio dal parcheggio si apre e ci si incanala per far vedere il Green Pass, un eventuale tampone. Ragazzi, il Green Pass, perché sennò è una tragedia. Dopodiché ti fanno vedere, ti vedono anche dentro le borse, noi ce l'hanno visti. Ovviamente. Poi hanno dato il coupon e adesso finalmente caccia la prenotazione. La prenotazione per entrare. C'è la prenotazione per entrare e finalmente con la prenotazione, con l'abbonamento, riusciremo forse a entrare a Gardaland. Procediamo. Qui in anzi forse il secondo per quanto riguarda il Green Pass, comunque si sta una meraviglia, c'è un numero di persone, non so quando adeguato, contenti i gestori del Green non Pass. Lo so, però praticamente noi stiamo correndo da una attrazione all'altra, perché praticamente abbiamo fatto Fuga d'Atlantide la prima, che avevamo 20 minuti, ma quando siamo entrati a Fuga d'Atlantide abbiamo premuto per Jungle Rapids, come siamo usciti a Fuga d'Atlantide, dove siamo dovuti correre perché avevamo 3 minuti per Jungle Rapids. E la stessa cosa è successa per Mammut, che vedete qui. E adesso stiamo correndo solo io e Rosario, perché ovviamente Claudio manca i cani, per andare a Oblivion. Ma vi piacciono le nostre magliette? Guardate come sono belle. Le volete le nostre magliette? Se volete le nostre magliette, ditecelo, scrivetecelo nei commenti e vedremo. E qualcuno potrebbe vincerla, non si sa mai. La blonde? No, ovviamente. Perché la blonde non ce l'ha ancora e non l'avrà dopo che ci ha maledetto tutta la giornata. Ma procediamo. Non c'è nessuno, tutto fermo. Dai, fai una, insomma, della disgrazia nella tragedia. Sta andando molto bene, siamo nella pomeriggio, non fa tanto caldo, stiamo godendo le giostre al fresco. La blonde non ha colpito più fino adesso. Metteremo una grossa X qui. Sì, è certo. Comunque io sono con su capezzolo. Su capezzolo. La blonde. Sono la blonde su capezzolo. Perfetto. No, comunque positivo, dai, per adesso positivo. Ora andiamo a mangiare. Lo stecco della foto. Lo stecco della foto. Vai, sì. No, io voglio i churros. E cosa si chiama? I churros. Ah, voglio. Ecco, quelli fritti. No, no, in piazza. Sto facendo un selfie con prezzemolo legoso. Legoso? È normale? Normale? Ecco.
Va bene, procediamo. 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 Vuoi dire qualche cosa? No, voglio dire che il mondo Lego è fantastico. Però 5 euro per entrare in giustizia, perché tu già paghi per il parco. Poi devi aggiungere 5 euro e non puoi fare neanche gli scivoli perché non si accompagna. No, quelli costano 25, 15, non lo so. Ah, addirittura, cioè per fare lo scivolo 15 purtroppo euro. Sì. E poi sono solo per i bambini, cioè. No, non è vero, alla fine abbiamo smentito questa cosa, sono per tutti. Ah, ok, sì, ok. Sì. Allora. Tutto a posto, ci penserai. Andiamo alla show. Allo show. Come si chiama? Gardaland Awards. Ecco. Dove saranno i premi a chi ha bestemmiato di più sulle giostre e a chi ha cantato di più sulle giostre. Io sono Ibiza. Benissimo. Notatemi. Andiamo. No, non sono mai entrato. Guarda, per la mia premiazione. La premiazione, ma ti chiameranno qui dalla nostra 1, 2, 3, dalla sesta fila. Davvero. Io spero di vincere il premio Puzza con cuore migliorata. Ok. Oggi per la prima volta ho saputo che cos'è la vanvera. La vanvera. Io non sapevo cos'era la vanvera. Davvero. Poi ve lo spiegheremo più tardi. Vuoi dire qualche cosa? No, facciamo una cosa. Parliamo di cose serie. Perché sul mio cellulare compari, compari sempre tu con una foto indecente o scena che mangi lo stecco qua al Gardaland, o meglio che godi sullo stecco qua al Gardaland? Perché uno godi sullo stecco è bellissimo. Ma se vuoi, se vuoi ti passo una foto, ti godo con questo. Le palle del tenente. No, sono le pallottole fumanti. Le pallottole fumanti sono, c'è un crostone di pane e fatto a cupi di ello e con le purpelle. Meatball. Sì, vediamo come vende. No, non mi piace essere inquadrato mano a mano. Non siamo sempre. Siamo al saluto, tutto a posto. Allora, sono le 22.55, cara blonde, non hai vinto tu, perché noi abbiamo passato una bellissima giornata. Guarda. Allora, ritorniamo a dare l'invito. Chiunque dicesse mi piace questa maglietta, voglio questa maglietta, scrivetecelo nei commenti. Chi sono? Guardate, Beppe, Claudio, io, Rosario e la Blonde. Davvero? Non ho capito. Non ne è ingarrata una. Non è ingarrato una. No, era Peppe che doveva ingarrare. Questo sono io. Beppe, Claudio, questo sono io. Questo è Rosario, Rosario, e questo è Francesco. E la Blonde. E la Blonde. Insieme siamo Framework of Despair, il quadro della disperazione. E mai nome fu più mai nome fu più giusto, caro fratello mio, che me l'hai dato. Detto questo, signore e signori, da Gardaland è tutto per stasera. Dobbiamo dire una sola cosa. Sigla! Sì,